Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Sono il vostro signor Ojo e oggi parleremo di un piccolo problema che affligge Flight Simulator e di come risolverlo. Come forse saprà già chi sta volando in questi giorni, in questo gioco è possibile modificare il numero di coda, il codice e il numero del nostro volo. In caso non lo sapeste, basta andare sulla mappa del mondo, aprire l'aereo, guardare ATC Option, opzioni ATC e selezionare qui i vari valori che vogliamo cambiare. Tuttavia, il problema è che quando noi spegniamo il programma, all'avvio successivo questi valori sono stati completamente cancellati. Come fare per impostare questi valori in modo tale che rimangano? Bisogna spegnere il gioco, lo lascio acceso giusto per comodità, ma poi lo riavviamo, accedere alla cartella Flight Sim, che si trova in posizioni diverse a seconda di dove avete installato il gioco. A questo punto bisogna andare su Official, One Store, scegliere l'aereo che vogliamo modificare, quindi in questo caso la Sovo Aircraft C172 SPAS 1000, cliccare su Sim Object, Airplanes, Asobo di nuovo e qui scegliere il file aircraft.cfg. Cliccando col tasto destro facciamo Apri con e selezioniamo il editor di testo di Windows, che dovrebbe aprire questa finestra qui. Qui dentro, scendendo, troveremo una riga di questo tipo con scritto Flight Sim e un titolo Flight Sim.0. Ce ne sono anche altri, Flight Sim.1 e con altri numeri, ma noi ci concentriamo su Flight Sim.0, questo è importante. Mi raccomando, Flight Sim 0 solo per l'aereo base. Scendiamo e troveremo tre valori: ATC ID, ATC Airline, ATC Flight Number. Selezioniamo ATC ID, vedete ci sono delle virgolette, e all'interno inseriamo il nostro numero di coda, Mr-Ojo. Poi abbiamo ATC Airline, che è il nome della nostra compagnia aerea, Oji, giusto per cambiare, e il numero del volo 454, così, tanto per fare. A questo punto salviamo. Mi raccomando, se fate salva con nome per errore, il salvataggio deve essere fatto con l'opzione tutti i file, perché altrimenti se lo salvate come file di testo, .txt potrebbe non essere riconosciuto dal gioco. Una volta fatto questo, possiamo spegnere il programma se non l'abbiamo già fatto. Una volta riavviato il gioco, riscegliamo la nostra world map, guardiamo il nostro aeroplano e noteremo però che qui non c'è nulla, non preoccupatevi, è normale. E una volta all'esterno del nostro aereo, noteremo che la sigla è cambiata. Questo breve tutorial è stato fatto prima dell'uscita della prima patch ufficiale del gioco, quindi non so se gli Asobo Games abbiano per caso risolto il problema oppure se sia ancora presente. Io comunque vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video.